Ciao a tutti, Andrea Tronconi di Senio Bike, qui da Palazzuolo sul Senio, stiamo aspettando i concorrenti della randonnée e abbiamo allestito un piccolo ristoro con prodotti tipici per appunto per valorizzare il nostro territorio. Ci teniamo a questa gara, a questo evento, perché comunque il transito di atleti e persone comunque attraverso questi borghi un po' dimenticati favorisce un pochino l'incremento della conoscenza appunto di questi posti. È un turismo sostenibile, speriamo. Noi già da tempo organizziamo iniziative per dare spazio a questo tipo di turismo, specialmente con la mountain bike. Ben venga anche il turismo su strada, e porti importante che ci siano le biciclette. L'importante è che ci siano le biciclette e gente che ha voglia di pedalare. Venire da queste parti perché c'è ancora una natura abbastanza incontaminata. C'è una qualità della vita ancora come ai vecchi tempi, dove tutti ci si conosce e insomma si sta bene.